gli organizzatori che ci saltano addosso, con dietro al seguito la polizia che ci minaccia di darci delle multe, commenti del tipo non arriverai a guadagnare abbastanza per pagare la multa che ti manderò a casa, e poi l'organizzatrice che va ad assalire altri miei colleghi mentre stanno servendo la gente. Per cosa? Per spostare i tavoli di 5 centimetri. Ci trattano come se fossimo dei delinquenti. Qua ovviamente il posto me lo sono giocato facendo queste dichiarazioni, immagino magari anche in altri posti, ma alla fine cosa dobbiamo fare? Questa è la situazione in cui noi ci troviamo. Una casetta non idonea con i cavi per terra, non a norma, tutti i cavi spine per interni, non per esterni. Queste casette non hanno pavimento. Nel primo anno di fornitura di queste casette il personale del comune girava con le bombolette spray per impermeabilizzare i punti di cucitura. Ho speso 650 franchi di cerata ecosostenibile riciclata, fascette, ogni palo per questa infrastruttura di carpenteria sono 10 franchi da giumbo. Il pavimento per poter avere i piedi all'asciutto che è bagnato, una stufetta bruciata, una macchina post fulminata. Questo è il modo di lavorare. E poi la città è brutta. Avrete visto sul mio Facebook i filmati con tutte queste casette rosse che sembrano dei giganteschi, passatemi la parola, goldoni. Un nostro vicino che ha messo in aggiunta della plastica, vero, non bella da vedere, ma dei quadri. Se i quadri si bagnano, i quadri si rovinano. È arrivata l'organizzazione con la polizia a mo' di minaccia, insomma, non, come minacce che non si può fare l'aggiunta delle tendine di plastica. Capisco tutto, ma non ci hanno aiutato e non ci sono venuti incontro nelle esigenze in generale. Semplicemente abbiamo adottato delle regole, quelle che non piacciono ad alcuni, che sono regole assolutamente necessarie per garantire un decoro, una visibilità giusta a questo mercato. A questi commercianti facciamo firmare un contratto nel quale si impegnano a rispettare sia degli orari rispettivamente come mettere disporre la merce all'interno dei propri spazi. Non si rendono conto di quanto è migliorato questo mercato. Noi abbiamo ricevuto anche dei complimenti. Chi chiaramente continua a non rispettare, ci sono situazioni in cui certi non lo fanno continuamente, ci presentiamo con la polizia comunale anche per dare un'immagine alla città, per far capire che non stiamo ridendo, chiedendo cose assurde, ma è una cosa seria, cioè certe cose devono essere rispettate. Vogliamo che i mercatari siano soddisfatti, che possano vendere, che abbiano tanta gente, e vogliamo che noi come città diamo una buona immagine dei mercati.